l'alleati ancora che sbarcarono su Alzio, Nettuno, su in Bassa Italia, insomma, dicono. E venivano apparecchi americani a bombardare Bucine, il ponte di Bucine, quello del XIII, che non l'hanno mai preso, che poi lo buttano sui tedeschi, ma la casa dura, sono andati, l'hanno nominato. E di notte o Bengala si vedeva, e anche di giorno la contraerea. Morì anche lì a Caspri sotto Rendola una donna. Era la domenica e c'era il comando tedesco, era il buri qua sulla Catigiana, no? E lì capitò un tenente tedesco. Il morto non aveva dato le ovara, se le era tutte schiacciate, l'aveva messa in tasca e le erano schiacciate. E venne lì all'acquaio in casa, allora si andava alla fonte del pozzo a prendere l'acqua, si lavò e poi ci fa questo tenente. Dice, avere il rifugio, dice qui. Dico, sì, si era fatto il rifugio, c'era la pertigaia giù, si era scavato, si era fatto una bucala. Dice, allora qui domani, dopodomani molto bombò, disse, arrivare anche l'americano. No, ma non è possibile, e disse anche il mio amico. Sì, direi io. E allora ci dissero che a Rendola, qua a Caspi, c'era già gli inglesi, gli americani. Io, un altro ragazzo, saltò a Ventena, alla capanna di Franci, chiamata, che era un contadino sempre della fattoria di Rendola. C'era l'appostamento degli inglesi, che di lì aveva tutta l'apparecchiatura e vedeva in qua tutta la zona. E a Rendola, dove c'è il parapetto, il ponte, il parapetto, c'erano i cannoni che sparavano verso Firenze, una serata di cannoni degli alleati. Tant'è vero, dopo 2 giorni sono arrivati davvero anche lì da noi, perché poi loro facevano un blocco. E allora noi la girarono, andarono da Castelnuovo della Bellardea, che arriva, praticamente se ne scappano i tedeschi e li chiudevano qui dentro. Noi la notte si era in rifugio e si sentiva un rumore giù la strada e passò a San Marco, allora non era la strada sterrata. Scapparono di notte, tutti lì erano su a Moncioni, perché arrivava, se no scendevi da Badia a Cortivolo e li chiudevano dentro. E poi dopo di lì, Ricasoli, io mi ricordo bene di Ricasoli, c'era l'appostamento al convento dei Cappuccini, questo ce l'ha raccontato il padre guardiano dopo passare di fronte. Più di 2000 cannonate sono arrivate, ci tirarono. Noi da casa nostra si vedeva, ma il campanile ne è ancora ritto, si facevano, si vedevano le fumate, i tonfi e le fumate. Questo padre guardiano anni fa c'era un capitano lì all'appostazione, dice, ma che vi ho fondato a fare? Dice. Lì dice, ci saranno 10 tedeschi se ci sono. Avevano un cannone e l'avevano in guasto, cioè non ne sparava nemmeno. Se voi andate su con 2 carri armati, dice, uno di quello di là, dice, e li prendete o se no scappano. Ma è sicuro che fa questo, era un capitano questo. Dice, io dico, io sono sicuro. Guarda, ha fatto bene, dice, che io domani davo ordine, dice, alla squadra dei bombardieri di distruggere il coso, pensa, lo bombardato. Tanto è vero, la mattina dopo, Quindi per questo suggerimento Riaso è rimasto ritto. è rimasto ritto, la mattina dopo noi da casa nostra si vedeva salire 2 carri armati, uno dalla parte qui di Messina e uno di là, la strada su. E i tedeschi scapparono a piedi, là per le piagge verso Passelli, perché se non li prendevano. Ce n'era 4 o 5, dicevano, una mitragliatrice appena, insomma. Sai perché questo? Perché loro lì indossavano i marziali, indossavano Badia, anche la Sì, famiglia da ah, la parte. selva, insomma, giù in Sì, basso. pianta su Ricasoli, e c'era uno che c'era una cantina sotto una grotta, là, un tedesco, stava ammazzò un maggiore inglese, andava in su a piedi e questo stava lì, disparò e l'ammazzò. Allora loro tentarono di disfare il paese, il castello. Invece fu salvato, fu un merito di questo frate. E dopo passato che il fronte andò su cose della Fusa, là, cosa, qui a Pisera, lungo tutte le cose, c'era
un accampamento tornava quelli dai fronti, altri si davano in cambio e c'era i cannoni prima erano qua a Reno, li portavano lì e sparavano là verso le montagne di Pistoia, arrivavano. E ammazzarono una famiglia sterminata intera, eravamo parenti di noi anzi. E io stavo alla messa la mattina, i tedeschi entrarono in chiesa, li presero e li fucilarono. E Castelnuovo fu ammazzato uno degli urbani, non so se era il prete che stava a Mulina, lì fra Fontebus e Mulina. Si dette, guarda, aveva preso, siccome loro c'erano partigiani, però i partigiani scendevano, facevano un tedesco e loro per ogni tedesco uccisero e pigliai 10 italiani, 10 Sì. giovani e li fucilavano. Questo prete disse prendete me, dice salvate loro. E invece l'ho messo io il primo e poi lo saranno anche tutti gli altri. Ma ce ne fu uno che si salvò perché ora non mi ricordo chi sarà stato, che fece finta di essere morto, era ferito, ma rimase fra i cadaveri e poi quando si ritirarono. Questo ebbe la fortuna di rialzarsi e viveva ancora, insomma, viveva ancora. E vennero gli inglesi, mi ricordo, tant'è vero, capitarono lì dove si stava noi, e loro cercavano qualcosa da pomodori, questa cosa. Che poi, noi altri, andava io, questo ragazzo, questo Luigi, si andava lì a Cerpitena, a questo campeggio. Ci dava in tanta roba. Io avevo portato anche 500 sigarette il giorno a casa, che io non ho mai fumato, le regalavo tutte. Mi ricordo, ce n'era una confezione, era un bussolotto così, ce n'era 50. Poi c'era il Mercedes, era una scatola, una specie di questa cosa qui, che poi le sigarette. Poi pane bianco, cioccolata, cosa. Mentre i tedeschi, quando l'ultimo che c'era, facevi razzia di patate, le cartofe dicevano, cartofe e galline e maiali. Loro, i che trovavano l'ammazzare, le pigliavano. Io mi ricordo, l'ultimo che erano vicino a noi, che poi si sono ritirati, avevano il pane, un pane nero fatto con un mattone, l'era di 40, 30, di 40-41, penso un po', aveva 3 o 4 anni. Chi lo mangiava? Duro come un sasso era. E poi ne aveva importato per un secchio, sembrava semolino, si sa che roba sia stata. Ma loro gli appavano le galline e le patate le cuocevano. Noi ci avevamo il campo laggiù vicino alla selva. Se andavo a peccare le patate per passare di fronte, ce le avevamo tutte, le avevamo cavate tutte. Poi, ti ho detto, i partigiani hanno fatto tanto, però tante cire che sta fatta e le colpa anche di loro, perché ammazzavi qualcheduno, però si ritiravano, andavi via, e loro che facevano? Rastrellavano ognuno di loro, ne pigliai 10 come minimo, non so, se no, come Castelnuovo, Meleto, San Procacio, Civitella, che li trovarono, l'ammazzarono tutti. Io ho ricordanza, sempre a tempo tedesco, ma c'era la Repubblica di Salò e Repubblichini, che ammazzarono i rotondi, che c'è Piazza Rotondi, no? Nel Borrone, giù di Saracino della Maschera, so. Si spacciavano come partigiani e tutti questi ragazzi di 24, 25, fra quali anche mio cognato, e Tunon, fu preso. Ma siccome lui lavorava in ferrovia con una ditta appaltatrice dei tedeschi, la Totte, mi sembra si fosse chiamata, lo rilasciarono, li portarono tutti adesso, fra quali prese l'ammiraglio Buzzagli. E dopo un po' di giorni, la delegata dice: deve arrivare un carico di munizioni, dice, si va a prendere. Quando arriva lì a Poggio Cunendo, c'è qui il Madonnino che c'è, dove è morto lui, la strada è stretta, c'era un camion che aveva buttato giù il cassone di dietro, di là c'era il greppo, insomma, dei campi. E se ne accorsero i rotondi e i sostegni, io ero morto i sostegni, e intesero scappare. I sostegni ce la fece un ammazzarlo, fu ferito, ma e i rotondi fu morto invece. Sì, ma E i tedeschi, un giorno,
Insomma, perché i terreni volevano poi, c'erano le biciclette degli sfollati, volevano le biciclette, erano inforate, queste biciclette, le gomme erano a terra. Insomma, le ho prese e mi ricordo mio papà, quest'altro dice a me un altro ragazzo, seguiti perché andare verso il poggio, poi cominciava la salita ed era forata, diciamo, un cammino in bianco. Questi disgraziati arrivarono proprio lì sotto poggio, cominciò a salire, presero la rivoltella e spararono nelle ruote, le buarono, e c'erano i giorni, li fece tutti fuori. Ma li si ripresero noi, e loro, andati a distanza, si seguivano. Per Loro, dispetto facevi per così. dispetto, loro andati via a piedi, e noi la si ripresero e si riportarono a casa. E poi nel tempo fu cambiato, c'erano i giorni, furono riparate, insomma, se vi ci siete. Qua che c'era Marratti e Pasqualino e Maioli, erano tre repubblicani maniere, l'avevano fatte anche loro. Sono andato al nord, quando è passato il fronte sono ritornati e sono rifugiati. Non so se era la rimessa di questi pelapevoli che facevano i parrucciai, no? Insomma, la gente l'hanno saputo. L'hanno presi e l'hanno morti. Hanno preso un carretto di questi arrettini che si tira due per una, che c'ha due stanghe e due Un giovedì ruote, no? facendo E l'hanno caricato sopra questa cosa e l'hanno portato in Piazza Parchi davanti alla cuoreggiata. Il padrone di questo carretto poi ha visto e ha detto: come dice? Il mio carretto, io mi sono ritrovato, pensa, mi ci ritrovai a questa parte. Ha preso questo carretto, l'ha rovesciato. E l'ha buttata in mezzo di piazza, a terra. Aveva levato anche la storia, dice: c'è il Marratti e Pasqualino, i maiali non si sa dov'è. E due furono morti. E loro, sai, pensavano, loro erano stati popoli nei confronti della popolazione. E quando poi sono scappati, sono andati in nord, però quando poi sono rientrato là, che era finita la guerra, sono rientrati, pensare, dicevo, là, Uno è chiama, finito. quindi Quando dove il zio? padre, ai giri, lì dietro, c'è una casa grande, colonia a lungo, c'è una famiglia Maria, mi sembra ci Dove hanno sia. fatto tutte le case nuove ora laggiù, Lì, quando è passato il fronte, c'era un tedesco, aveva minato il ponte della ferrovia, e di là c'erano già gli inglesi. Insomma, questo, loro dicevano: non mette fuori la miccia, non fa saltare il ponte. E lui che fece? Montò nel ponte anche lui, mi mise fuori e morì. Morì. E era Chi era? di luglio, mi sembra, che era passato il Fine fronte. giugno, primi di luglio. Insomma, in quel periodo lì. E i miei cugini e mio zio stavano lì. Questo è rimasto lì per 20 giorni, un mese, puzzava. Hanno preso la gente di Lippo, da ultimo, hanno fatto una barca di legna, che ce l'hanno avuta e l'hanno bruciata. E il ponte della Dogana era stato buttato giù e gli inglesi l'avevano rifatto con delle lungarine di ferro, un ponte insomma prefabbricato, l'avevano buttato e passava con i carri armati grossi per via Roma, se rintronava tutte le case. Le colonne di armate, ma a 10 passavano, che andavano giù verso Firenze, insomma giù. Qui era già passato il fronte dal nord. I giorni poi è arrivato l'inglese, ha detto prima di tenente, disse domani, dopodomani, anglo-americani, caso. E voleva mettere lì a casa nostra, dove si stava, e vennero, e voleva mettere le mitragliatrici. Una di là dalla casa e una di qua. Dice, ma vede qui, dice, non è buono, dice, un po' più in su, e invece loro sapevano. Invece poi andate più in giù, fece tutte le buche, aveva fatto le fosse per starci dentro, no? E erano 7-8, lì allo sdruggio li chiamate, dice la via va là, ai Miravalle. E dopo 2 giorni però arrivò la Mariana, ti ho detto se no li chiudevano, e scapparono a piedi con queste Mariana sulla schiena, sembra in tanti beduini, andati via.